Buongiorno, ci eravamo lasciati così, in questa situation, di stallation, non troppo stallation in verità, dove probabilmente Ravenna oggi perderà un pezzettino. Oh, posso anche ricattarlo. Posso anche ricattarlo. Posso anche comprarmi il claim, volendo. Solo? Ma che cane, costa poco. Tu quante alleanze hai? Ma neanche tante. 640, 634. Sono riuscito a invertire i numeri. Beh, 1.500. 3.000. Porca troia, in verità. Hanno fatto piccoli stronzetti, crescono qua. No, dovevamo aspettare che il Papa perdesse contro Benevento, ma non credo che il Papa perderà contro Benevento. Quindi potremmo fare una jihad qui sotto. Contro squadra 5.000, è abbastanza chunky. No, noi andiamo per l'inglobamento di Ravenna. Direi. Anzi, facciamo andare un attimo a 3. Mi ricordo benissimo che qui si poteva iniziare ad aumentare le varie situe, perché abbiamo i nuovi upgrade, insomma, perché siamo fighi. E non sarebbe male come investimento, né nel breve né nel lungo termine. Ovviamente non possiamo permetterci continuamente di fare guerra, 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 guerra su guerra. Serve di avere un piccolo tesoretto da parte per quello. In più io sono messo come la merda, nel senso che sono in buona salute, in verità. Sono in salute migliore di 20 anni prima, ma 60 anni iniziano a essere tanti. È sempre più triste, fide, guardate che roba. Allora. Sì, qui questi due tizi qua stanno facendo roba che non dovrebbero fare. Ma sì, io direi una guerrettina veloce, lampo. Per il conte, o per questo conte. Allora, questo è quello di Bologna e questo è quello di Urbino. Ora fammi andare a vedere Bologna e Urbino come sono messe. 39, 34. Tu hai altro? Tu hai un sacco di claim, ma non hai altro. Tu non hai. Te hai meno claim. Questo che lo darò a te. Combatterò per te, figliolo. Mi dispiace anche lei, che debba sorbirsi questa cosa, ma è così che funziona, Ravenna. Non posso. Oh, la legge del nostro caro imperatore. Si è risolto magicamente il problema, guarda te. Problema che non c'era, abbiamo risolto. Ottimo. Questo anche servirà un centinaio in più. Sì, perché finiremo nella cacca, ve lo dico io. Guarda, c'è stato mese più uno, interessante anche quello. Bravissimo Gianfranco. Gianfranco. Sono esattamente i nomi che gli darei io a sti tizi. Non è possibile, un parlo al 2. Dice no, perché dobbiamo scoprire Wemils. Mi sto operando per questa cosa qua. E sti soldi andranno spesi da qualche parte, quindi tanto vale riniziare subito. Con i campi di grano, che non è la rosa, non è il tulipano. Allora, il tuo lavoro però di conversione non è finito, perché qui si sta spreadando come un cazzo di cancro. Tagliagli le gambe per piacere qui sotto. Allora, vediamo, qua abbiamo un po' troppa roba. Low country o un orbatello? Ci sta già pensando. Election non mi interessa. Here in line of tile bono. Io posso 12 cose, sì. Chiedere soldi, posso. Giuseppa? Sì, Giuseppa, vai fuori i coglioni. Posso dare powerful vassal aspect, titoli possono essere creati. Sardegna, Ducato Emilia, Pisa, Currezia. Quale Currezia? Deve essere qualcosa tra i sardi.
Ah no, là in alto, mai sentita in vita mia. Oh, perfetto, il nostro ambasciatore che porta pena sta facendo il suo lavoro. Potrei creare il Ducato di Pisa, Sardegna. Il Ducato di Sardegna. Potrei crearlo perché poi nella linea successiva il mio figlio. Sì, ok. E che si piglia? La Sardegna adesso di chi è, scusate? Ah, io l'ho già data. Quindi li ho parati fuori da sto schemino qui. Ah. Perché il bambino sta attaccando a Croazia? Qui invece si prenderebbe Savoia. Qui si prenderebbe Mantova. Vabbè, dai. Ci può andare bene. Orbatello mi sa che rimarrà con noi allora. Adesso non è male, ragazzi. Tre holdings non è male. Questa storia qui del. Allora, tu attacchi perché roba? Logo duro vuoi? Dov'è logo duro? Ah, non esiste. Morto qualcuno? Ah, il grande. Era un grande uomo, ragazzi. Un grande uomo. Veramente un grande uomo. Bene, così convertiamo prima quella testa di cazzo là sotto. Là in alto, in verità, non sotto. E questa guerra qua, Burgundy Claimant Dol. Dol penso non sia una roba minimamente che ci. Quasi. Il nostro confine, ma non ci interessa. Mi dà fastidio la guerra lì, infatti, non pensare di poterlo fare. Non pensare che te lo lascerò fare. E lui prova così, no? Sneaky sneaky. Io provo a infilarmi lì. A me sta cosa qua non piace neanche un po', fa un po' te. Ok, 1900 più 1300, si parla già di un numero così. Mi scusi, imperatore, lei ha fatto un favore a me, io adesso faccio un favore a me di nuovo, se non le dispiace. Questo qui che vuole prendersi il logoduro, non posso gestirmela io un secondo, per piacere. Ah, ecco. Non è detto che lo becchi. Oh, sì, se l'è fatta. Se l'è fatta sotto. Vieni qui un secondo che ti spiego una cosa sul logoduro. Mettiamo velocità 4. Che logoduro non è tuo logoduro. Eccoci qua. Adesso però, visto che tanto stai scappando nei miei territori. Allora, questo qua è mio nipote. Posso già iniziarlo, farò entrare cinico. Giusto temperato. Temperato con una matita non è male. Temperato. Io odio che non si. You gain zero stress. Cioè, ho potenziato così tanto la stress reduction che. Anche le cose che mi darebbero fastidio non mi danno più fastidio. Ah, cinica. È tutto molto bello. Lui cos'è che ha? Lui ha tanto in. Cinica per lui non sarebbe male. Però andiamo con. A 5 qui. Vai. Ma è 89, io direi che questi 65 me li tengo in tasca. E puoi andare anche là in fondo, tanto veniamo a prenderti uguale. Infatti, guardalo. Io allora assedio qua. No, non credo che assedierai lì. L'unica cosa che assedi sono i pugni in faccia che ti do.
e si riprende a camminare. Faccio passare subito la voglia di venire a invadere Sardegna. Popolo sardo è un solo re. Bene. Oibo. Sto arrivando? Ci metti un cifro a salire su quelle montagne, lo so per esperienza personale. E buono. Poi il tizio vuol far qui. Guardi, ce li spendo anche quei soldi per venire qua. Il gioco non apprezza. Quanto costa? 43. Niente di che. Ora che gioco in pausa, vorrei un attimo. Cosa che stavo guardando prima? Ah sì, svegliare. Powerful Vassal 97, 96, 79, 4. Questo qua lo devo svegliare per forza. Sway. Yes. Una situazione di calma. Se l'imperatore vorrà mai far guerra di nuovo al papato, non ho problemi. Che bello che sei, Charso. Non lo so, sono davvero tentato. Questo qua mi tirerebbe addosso probabilmente le ire un po'. Catroia. Porca puttana. Ragazzi, ma quanti soldati hanno? 15.000 sono tantissimi. Cazzo, è forte sto merda di bizantino. Nel senso, veramente forti. Io mi aspettavo esplodessero qualcosa. Invece si vede che aver fatto queste paio di guerre sante qui gli abbiamo tolto pressione da addosso. Vacca cane. Brutta roba. Qua intanto le scomuniche vanno giù a manetta. L'imperatore è contento di noi? Vacca cane, sei contento di noi? Allora, un'altra cosa che possiamo prendere. Scendiamo così a random. Posso vendere questo qua? Via, 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 via. Ah, adesso ho altra roba da fare. C'è una rivolta in atto. Fuori loro. Ah, è morto un tizio che mi stava sulle balle. Teobaldo. Non un giorno troppo presto. Perfetto. Abbiamo delle decisioni piccoline che possiamo fare, oltre che creare fondo di order. Tanto non possiamo più perché, vabbè, l'opinione del papa. Opinione del papa. Quant'è? 31. Poland. Ok, sta succedendo un sacco di roba ad Mutsum. Qua a Firenze, signori, il grano. O vogliamo far crescere il grano? O abbiamo anche questo? Wow. Vabbè, niente. Un'altra crociata. Sto giro per che roba. Badajoz. Vorrei sapere dove mi suona familiare. Ah, mi suona familiare perché quando ho fatto quel parto quadrigemino. Ah, Croazia. Quel parto quadrigemino là in Spagna per fare il Portogallo. Sì, sì, i miei warrior are ready to fight contro Croazia, I guess.
A parte che è uno spam di notizie qua, orribili, orribili anche quelle cose qua. Allora, chi possiamo far beneficiare? L'altra mia sorella, anche questa qua è una guerriera. Tu sei sposata? Hai avuto 3 figli. Sì. Morto però tuo marito. Cioè, ormai sei una vecchia. Farti avere la roba non è. Te invece? È già una bella briacona. Però 50 anni direi che ha più senso. 0 figli. Però ha fratelli. Mia figlia. No. No, vado con la nonna là, la nonnetta. Incluso Christian. Non dovevo raggiungere questa cosa qua. Tutto qua mi sa che lo spy master di corte mi ha mandato. E mi ha mandato sta lettera qua che mi informa che la madre del. L'imperatore alla fin fine non è credente. Cazzi loro. Ma sì, guarda. Il nostro imperatore sta andando alla ba. Oh. È arrivato il momento, signori. L'ha abbassata. Non so per quale motivo. Grandissimo. L'imperatore qua è il migliore che abbiamo mai avuto. Best imperator ever. Sì, da Clair War, cazzo. Ah, beh. Dobbiamo aspettare. Aspettare che arrivi questa guerra santa. Questo ci cambia ancora tutti i piani. Una sorpresa dopo l'altra. Comunque l'invasione prevista la faremo dalla Sardegna. Partiremo da lì, da Gallura, e invaderemo la Spagna liberandola dai musulmani. Morto Spymaster. E tu, caro mio, secondotto? Morta mia moglie. Zero stress. Ormai queste cose qui, ragazzi, non mi toccano più. Cioè, io sono totalmente indifferente dagli eventi che mi circondano. Una bella alleanza con qualcuno di grosso, oppure la possibilità di avere in famiglia. Vediamo, qualcuno con dei tratti decenti. Questi sono dei bei tratti. Welsh 33. Cosa vuol dire questo simbolo qua? È una bastarda, frega niente. Ah, i Welsh sono belli grossi adesso in verità. Se poi la ragazza riesce a farmi fare un bambino. Cioè, capiamoci, riesce a mettere al mondo un bambino. E ha quel tratto lì anche meglio. Altro mio nipotino qua, un po' arrogantello pur lui. Ma tutti arroganti nascono qua nella nostra famiglia. Compassionate non mi pare un buon. Potrei fare entrare Callows. Compassionate. Diventa meno stronzo, dai. Sto aspettando sta guerra.
rimettere in pausa fino a che non poppa la guerra, ragazzi. 10 minuti. Sì, dai. Non pronto a perdere i miei timpani appena premerò Deus Vult? O forse devo aspettare che... Ecco qua i timpani che se ne vanno. 7000 uomini sono pronti a partire per... Oh, la madonna, proprio attacchiamo i cattiveri là sotto. Beh, allora il viaggio non sarà troppo lungo. Mai fatta una crociata così, sempre a est. Si va a ovest, signori. Non so quanti soldati abbia sto tizio. Sto perdendo i timpani, para papà. Ma lo schiacciamo, però. È morta anche la mia sorella. Oh, mi piace perché il l'imperatore, intanto che noi facciamo crociate per liberare e mettere cristiani in giro, lui ha deciso di invadere qui sotto per i cazzi suoi. Quindi siamo noi da una parte, lui lì a fianco, che ognuno fa il lavoro di Dio a modo proprio, diciamo. E metto su mia nipote, dai. Ognuno fa il lavoro di Dio a modo proprio. Buono! Sono sicuro che il Papa vorrà andare oltre, ma io parto da qua, conquisto e mi sposto. Dovrei investire sull'esercito qualcosina di più, secondo me. Oh mio Dio! Una tragedia così grossa come la perdita di questo imperatore... mi scuote facendomi prendere un punto di stress. Era un caro amico, Avremar, che è Ave Maria praticamente. Ah, come ha fatto a morire? 36 anni per cause naturali? Non ci credo neanche un po' io. Madonna mia. Chi è il nostro nuovo imperatore? Vedremo cosa ci dirà il futuro. Sono un po' distrutto da questa... Oh, fuck! Ah, liberatelo, buttatelo fuori. Cazzo. Il dottore ha le palle, vero? Porca puttana. No, sto giro pago per un dottore buono, eh. Un 14 sia buono, ma... Via. Me ne frega niente, dismiss. Fuori dalle palle. Vediamo cos'è che ha questo ragazzino qua. Ambitious. Ambitious. Questo vuol dire stress, manetta. Buon per te. Vai. Stressati. Perché no?
Stai dicendo che il castello va a rompere le palle, madonna mia, che palle. Dove sono morti, ma è finita qua. Almeno quello. Cancelliera, arrivo, signora. È mio dovere fare il cancelliere, secondo me. I cristiani sono andati là in alto. Io mi faccio gli affari miei qua sotto. No, devo riuscire a fare rifornimento poi, quindi vediamo. Oh boh, 2000 uomini tentano lo sbarco, guardate. No, 8000 uomini tentano lo sbarco, guardate. Facciamo che mi levo dalle palle velocemente. Non mi piace neanche un po' quella roba che vedo. Andiamo a giocare col Papa e gli altri bambini del quartiere, va? Noi la nostra parte lì l'avevamo fatta, purtroppo è andata male. Ma che cazzo? Dov'è che è il Papa? Il Papa è là in alto che gioca. Ma anche la Croazia è in guerra con noi? No, la Croazia è in guerra con i bizantini. Ed è una merda perché loro vogliono espandersi qua. In verità non dovremmo. Come si dice? Non dovremmo perdere tempo a indebolirli. Però è così, per ora. Abbiamo 14, un 26, questo 14 qua, sui. Un gruppo non avrà, no. Va a prendere questo qua. Mio figlio, ok. Sì, cosa Teobaldo? Duca, scusate. Entrano amici qui. Eccoli ancora con le loro belle navi che vanno in giro. Anche il Papa va in giro per gli affari suoi. Stiamo mettendo una vita. Che problemi hanno, Vas? Ok, allora, scusate, split, le catapulte vanno qua, voi rimanete qua e cercate di rimaniare qualcosa, perché 8000 uomini vanno a nord. 9000 uomini vengono a sud. Non mi piace neanche un po', ma non c'è un altro modo, vero? Perderei troppi soldati di qui. Ragazzi, noi combatteremo oggi. Prima di chiudere la puntata, vedremo quest'ultima battaglia là sotto. Madonna mia, qua come si sta espandendo. E vediamo cosa riusciamo a combinare. Per me girano e vanno a beccarci questi qui. Marca puttana, non sono riuscito a cambiare generale. Vabbè. Ah, sono troppi. Papa, aiuta! No. Le abbiamo prese di santa ragione. Santa poi la ragione. Abbiamo perso un sacco di uomini in quella battaglia qua.
hanno fatto un male allucinante. E niente, chiudiamo qui con questa sconfitta, che è solo un setback, ma comunque sia un male allucinante. E vedremo la prossima. Vediamo la prossima puntata come va a finire questa bellissima guerra santa, che non credo avrà troppi problemi, ma si sa mai. Buona serata, giornata, quello che è.